La ricchezza migliore. Conoscere quello che ti aspetta può aiutarti a perseverare. Leggiamo insieme Ebrei 10, 32, 34. Ripensate a quei primi giorni, quando cominciaste ad apprendere le cose che riguardano Cristo. Ricordatevi di come rimaneste fedeli, anche se questo significò una terribile sofferenza. Siete stati talvolta pubblicamente messi in ridicolo e anche percossi. Altre volte siete stati voi ad aiutare quelli che stavano patendo le stesse cose. Voi infatti avete sofferto assieme a quelli che venivano gettati in prigione, e quando vi furono tolti tutti i vostri beni, lo accettaste con gioia. Sapevate infatti che cose migliori e durature vi stavano aspettando. L'autore della lettera ricorda le prove e le persecuzioni che molti hanno subito in quei primi giorni, subito dopo aver incontrato Cristo. Noi non siamo mai stati perseguitati per Cristo, ma anche noi abbiamo certamente dovuto affrontare le nostre lotte e le nostre difficoltà. In un certo senso ricordarle ci può aiutare, perché realizziamo che quelle prove sono durate solo un tempo, oggi sono finite. Abbiamo avuto la forza e il coraggio per superarle. Abbiamo fatto esperienza. Abbiamo imparato sicuramente qualcosa e oggi siamo più forti. Tutto questo è assolutamente vero e tangibile, ma credo che il vero incoraggiamento sia alla fine del nostro passaggio. Sapevate infatti che cose migliori e durature vi stavano aspettando. Noi sappiamo che una ricchezza migliore e permanente ci attende, e a volte già questo ci fa vedere le nostre lotte da un'altra prospettiva. Ti faccio degli esempi. Un padre di famiglia è disposto a fare un lavoro duro pur di portare a casa lo stipendio e portare avanti la sua famiglia. L'atleta si sottomette a durissimi allenamenti pur di eccellere nella competizione. La donna sopporta i dolori del parto per la gioia di donare una nuova vita. Tutto dipende da dove focalizzi la tua attenzione. Se l'atleta focalizzasse la sua attenzione solo sulla fatica che fa allenandosi, allora abbandonerebbe il suo sport e non riuscirebbe mai a gareggiare. Se tu focalizzi la tua attenzione sul dolore che stai attraversando, ti farai schiacciare dal tuo dolore e la tua vita non avrà più senso. Ma se tu, anche se so quanto è difficile farlo, focalizzi la tua attenzione su Dio e su tutte le promesse che trovi nella sua parola, allora sarai in grado di attraversare il dolore che stai vivendo. In questi versetti siamo incoraggiati a sopportare sofferenze, persecuzioni e ingiustizie, perché la vera ricchezza non può esserci tolta e la nostra vera ricchezza è la comunione col Padre e la certezza della vita eterna. Questa è la ricchezza vera e permanente. Persevera. La comunione col Padre e la vita eterna non ti saranno mai tolte. Grazie di esistere. Emmanuel Goh.